La nuova funzionalità del pannello fatturazione elettronica Ruba consente di creare un abbinamento univoco tra fatture anagrafiche, di verificare l'abbinamento delle fatture ai rispettivi clienti o fornitori e di mantenere le anagrafiche ordinate e prive di duplicazioni. Per iniziare, aprire una finestra del proprio browser e digitare l'URL fatturazioneelettronica.aruba.it. Inserire nei rispettivi campi username e password personali legati al servizio di fatturazione. Poi cliccare su Accedi. Una volta effettuato il login e il primo accesso dopo l'aggiornamento, è possibile seguire una procedura guidata composta da 6 step, di cui 3 step dedicati ai clienti e 3 step dedicati ai fornitori. La procedura guidata ha lo scopo di creare un abbinamento univoco tra le fatture e le anagrafiche. Una volta creato l'abbinamento, si potrà utilizzare nel dettaglio di ciascuna anagrafica la nuova sezione Fatture, utile a visualizzare tutte le fatture abbinate a quella anagrafica, nonché dati aggregati e statistiche, come il volume di affari generato dal cliente o generato dal fornitore. Nel primo step è possibile gestire i clienti duplicati. Nel secondo step viene creato l'abbinamento tra le fatture e i clienti, chiedendo all'utente come operare nel caso in cui ci siano dubbi. E parallelamente nel quarto step i fornitori duplicati e nel quinto step l'abbinamento fatture per i fornitori. Nel terzo step vengono creati clienti da associare a fatture che non hanno un cliente con una partita IVA o un codice fiscale in anagrafica, corrispondente al cessionario presente nella fattura, e parallelamente nel sesto step verranno aggiunti i fornitori. Prima di iniziare si può scegliere di escludere dalla procedura automatica le fatture emesse nei confronti di persone fisiche nel caso non si sia interessati a gestirle all'interno del servizio. Cliccare sul pulsante Inizia per riavviare la procedura. Si può uscire dalla procedura automatica in qualsiasi momento attraverso il pulsante Esci e decidere di completarla in un secondo momento. Confermare la scelta dal pulsante Esci senza salvare e in questo modo le attività effettuate negli step completati saranno comunque salvati. Non verranno salvati gli step non completati. Sarà possibile rilanciare la procedura dalla home del pannello tramite il banner blu in alto, che permette di riprendere l'abbinamento cliccando sul pulsante indicato. È importante informare che la procedura proposta dopo il login opera sulle fatture dell'anno 2020 e dell'anno 2021. Per le fatture riguardanti gli anni precedenti è possibile rilanciarla dall'area delle anagrafiche, come vedremo più avanti. Le autofatture sono escluse dalla procedura di abbinamento. Nel caso in cui l'utente decida di eseguire la procedura guidata, nel primo step, come già detto, sarà chiamato a gestire i clienti presenti in anagrafica che condividono la stessa partita IVA o lo stesso codice fiscale. In questo esempio sono state rilevate 9 anagrafiche duplicate e l'utente potrà scegliere di effettuare l'abbinamento in 2 modi. In modo automatico, e in tal caso il sistema manterrà l'anagrafica modificata più recente eliminando le altre 2, oppure in modo manuale, scegliendo lui quali e quante anagrafiche eliminare. Una volta effettuata la scelta, cliccare su Prosegui per continuare. In questo secondo caso, l'utente sarà chiamato a gestire per ogni gruppo di anagrafiche con stessa partita IVA o codice fiscale quale anagrafica salvare. Viene preselezionata la più recentemente modificata, ma l'utente può scegliere di salvarne un'altra non preselezionata o anche più di una. Attraverso le frecce indicate con il pulsante Prosegui si può scorrere fra i gruppi di anagrafiche con lo stesso identificativo fiscale per i quali sono stati rilevati dei duplicati. Una volta completato lo step, si ha la possibilità di eliminare le anagrafiche clienti che non sono state selezionate e proseguire allo step successivo cliccando sul pulsante Elimina e Prosegui. Alla conferma dell'operazione si visualizza il messaggio mostrato ed è possibile continuare ad utilizzare il pannello cliccando sul pulsante Riduci a icona. In questo modo si esce momentaneamente dalla procedura automatica, ma quando l'attività è completata un messaggio lo segnala e compare un pulsante cui l'utente può riprendere l'abbinamento. In questo esempio sono stati eliminati 2 clienti duplicati. Procedere con il secondo step cliccando su Prosegui. Nel secondo step avviene l'abbinamento tra fattura e cliente. Per tutte le fatture che hanno una corrispondenza univoca nell'anagrafica cliente, il sistema effettua automaticamente l'abbinamento. Per le fatture su cui ci sono ancora dubbi, come ad esempio questo gruppo di fatture inviate a un cessionario con partita IVA che nell'anagrafica cliente ha più corrispondenze, sarà necessario che l'utente scelga quale anagrafica abbinare questo gruppo di fatture. Viene sempre preselezionata l'anagrafica modificata di recente, con la possibilità di modificare in ogni momento la selezione. Anche in questo caso, se ci sono più gruppi, si può navigare tramite le frecce in alto. Una volta completate le selezioni, basterà cliccare su Prosegui per lanciare l'attività di abbinamento. Si visualizza il messaggio mostrato ed è possibile continuare ad utilizzare il pannello cliccando su Riduce a icona. Il sistema ha completato l'operazione di abbinamento tra fatture e clienti e possiamo proseguire con il terzo step cliccando su Prosegui.
In questo step si potrà scegliere se creare dei nuovi clienti a cui abbinare quelle fatture per le quali non si è trovato in anagrafica un soggetto che avesse lo stesso identificativo fiscale del cessionario presente in fattura. Cliccando su Sì, crea anagrafica e abbina, si creano le anagrafiche clienti mancanti e si abbinano le fatture corrispondenti. Diversamente, concludere l'operazione senza effettuare alcun tipo di abbinamento. Nel nostro esempio procediamo confermando l'operazione di creazione anagrafica e abbinamento fatture. Attendere pochi istanti. Il sistema ha creato una nuova anagrafica cliente a cui è stata abbinata una fattura. Cliccare su Prosegui per concludere gli step relativi ai clienti e proseguire con la parte relativa ai fornitori. Il sistema ha rilevato 4 anagrafiche duplicate. A questo punto scegliere di mantenere l'anagrafica più recente, eliminando i duplicati o controllare manualmente le fatture. Selezionare la modalità desiderata e cliccare su Prosegui. Completati gli step relativi ai clienti, possiamo proseguire con la parte relativa ai fornitori. In questo caso, poiché non vi era un'attività da fare, gli step sono stati eseguiti in modo automatico fino alla fine della procedura. Una volta visualizzato il messaggio finale, si può chiudere dal pulsante Chiudi e tornare all'home page del pannello. Nel caso in cui l'utente voglia lanciare la procedura guidata anche per gli anni precedenti al 2020 o al 2021, può farlo dalle anagrafiche. Basterà cliccare sul pulsante Clienti o sul pulsante Fornitori e selezionare la voce Abbina fatture posta in alto a sinistra del pannello. Avviando la procedura dalla sezione dei clienti, si lanceranno i 3 step relativi ai clienti, stessa cosa nel caso di avvio della sezione dei fornitori. Dall'apposito menu attendina selezionare l'anno per il quale lanciare la procedura guidata e abilitare o meno l'opzione facoltativa che consente di escludere le anagrafiche e fatture relative a persone fisiche. Cliccare su Inizia. Perché l'abbinamento vada a buon fine e consenta una corretta visualizzazione dei dati aggregati, è necessario eliminare le anagrafiche doppie. Cliccare su Prosegui. Attendere pochi secondi. Lanciando l'abbina fatture dalla sezione dei clienti, verranno proposti i primi 3 step relativi ai clienti. Cliccare nuovamente su Prosegui e su Chiudi una volta ultimata la procedura guidata. Visualizziamo l'operazione analoga inerente ai fornitori. Dal menu di sinistra basterà cliccare sul pulsante Fornitori, poi selezionare la voce Abbina fatture in alto a sinistra del pannello, dall'apposito menu attendina selezionare l'anno per il quale lanciare la procedura e scegliere se abilitare o meno l'opzione facoltativa che consente di escludere le anagrafiche e fatture relative a persone fisiche. Poi cliccare su Inizia. Lanciando l'abbina fatture dalla sezione dei fornitori verranno proposti i primi 3 step relativi ai fornitori. Una volta ultimata la procedura guidata, cliccare su Chiudi. Tutte le funzionalità legate all'abbinamento tra fatture anagrafiche possono essere in qualsiasi momento disattivate cliccando sull'icona ingranaggio posta in alto a destra del pannello. Selezionare la voce Generali e poi dal menu di sinistra cliccare sulla voce Abbinamento anagrafiche fatture. Cliccando sul pulsante indicato e spostandolo su non attivo si nasconderanno le nuove sezioni, il banner in home page ed i pulsanti per lanciare la procedura guidata. Sarà anche possibile, abilitando o meno il flag presente, se creare nuove anagrafiche fornitori in modo automatico nel caso di ricezione di fatture da soggetti non censiti in anagrafica. Per quanto riguarda l'invio delle fatture, queste verranno abbinate in automatico ai clienti corrispondenti presenti in anagrafica. Salvare l'impostazione desiderata attraverso il pulsante Salva. Ritornare all'home page del pannello dal pulsante Torna indietro. Nel caso in cui la funzionalità di abbinamento si attiva come nel nostro esempio, nell'anteprima delle fatture inviate sarà presente una nuova sezione cliente, dove sarà possibile visualizzare i dati del cliente abbinato a quella fattura, il volume d'affari generato da quel cliente per l'anno selezionato e i 2 pulsanti. Vai all'anagrafica cliente, utile per spostarsi direttamente sull'anagrafica del cliente, e il secondo pulsante scollega, utile a scollegare il cliente da quella fattura, nel caso in cui l'abbinamento sia stato fatto in modo errato e si voglia di nuovo rendere la fattura disponibile per un nuovo abbinamento. Una volta cliccato su scollega cliente, la fattura potrà essere di nuovo abbinata al cliente modificato più di recente con l'identificativo fiscale uguale a quello riportato in fattura. Basterà cliccare su abbina fattura. Nel caso un utente con quella partita IVA non sia presente in anagrafica, verrà creata e contestualmente abbinata la fattura. Nel dettaglio delle anagrafiche clienti e fornitori è stato invece aggiunto il tab Fatture, che mostra tutte le fatture abbinate a quel cliente per l'anno selezionato. Vengono prese in considerazione solo le fatture in stato di consegnata, non consegnata, accettata, decorrenza termini, recapito impossibile. Ogni fattura determina un volume di affari che viene poi sommato nell'indicatore mostrato in alto a sinistra.
Passando il mouse sull'icona I con sfondo blu, è possibile visualizzare la formula utilizzata per il calcolo di questo indicatore. Sempre nella sezione Fatture c'è la possibilità di scollegare una fattura dal cliente tramite il menu Azioni, selezionando la voce Scollega dal cliente e confermando la scelta dal pulsante Sì. Nel caso in cui non ci siano fatture abbinate al cliente, viene mostrato il seguente messaggio: non sono presenti fatture abbinate a questo cliente per l'anno selezionato. Infine, per quanto riguarda le nuove fatture inviate o ricevute, l'abbinamento, come già detto, verrà fatto in modo automatico dal sistema qualora l'invio fatture viene eseguito dal pannello o si ricevano fatture da fornitori già noti. Qualora si ricevano invece fatture da nuovi fornitori, verranno create nuove anagrafiche fornitori nel caso in cui l'utente abbia inserito il flag visto in precedenza nella sezione Impostazioni generali. Per quanto riguarda i nuovi clienti che dovessero essere inseriti a partire da una fattura caricata in forma di bozza tramite la funzione Carica fattura, la scelta di creare o meno una nuova anagrafica cliente per le fatture senza corrispondenza nel sistema sarà presentata all'utente in fase di procedura guidata per il caricamento tramite un checkbox su cui apporre un flag o meno. Cliccare su Invia per completare la procedura di invio fattura, confermare la scelta cliccando nuovamente su Invia, concludere la procedura dal pulsante Chiudi.